Buongiorno raghi e bentornati, questo è il terzo episodio della serie infinita sul mostro di Firenze e oltre alla mia propensione verso le magliette di Stranger Things naturalmente da stirare, vedremo in questo caso il terzo delitto del mostro di Firenze. È il 22 di ottobre 1981 e avrete già sicuramente notato quanto sono stati ravvicinati questi ultimi due delitti, infatti il precedente era avvenuto appena 4 mesi prima, mentre invece addirittura quello di Gentilcore Pasquale e Stefania Pettini era avvenuto ben 7 anni prima. Siamo a Travale di Calenzano, vicino Prato, una località chiamata Le Bartoline. E purtroppo questa volta vengono uccisi Stefano Baldi, un operaio tessile di Prato ma nato a Firenze, il 28 di maggio del 1955. E Cambi Susanna, nata il 2 di ottobre del 1957 a Firenze e di lavoro faceva la commessa. Quindi l'uno aveva 26 anni, l'altra 24. Anche questa volta si tratta di una coppia consolidata, avrebbero dovuto sposarsi di lì a poco e quella sera cenano a casa di Stefano. I due sono indecisi sul da farsi, anche perché lui avrebbe voluto tanto stare a casa con i suoi amici a guardare una partita di calcio, ma ahi lui cambia idea e decide di andare, appunto, ovviamente in camporella insieme alla fidanzata, questa volta in una strada sterrata in un campo. È un giovedì sera con ultimo quarto di luna e i due si accingono appunto a uscire di casa verso le 22:30 per passare qualche momento di intimità. Quella sera, a dispetto di tutti i guardoni, non ci sono testimoni, infatti i corpi verranno scoperti solo la mattina seguente grazie a una coppia che, vedendo la golf nera di Stefano, si avvicina e chiama immediatamente la polizia. Questa volta entrambi i corpi si trovavano al di fuori dell'auto, cosa particolare perché, come sappiamo, nei delitti precedenti solo il corpo della donna veniva spostato, mentre invece il maschio veniva lasciato all'interno dell'auto. Ma vediamo ora di capire un po', secondo la ricostruzione, com'è andata quella sera. L'auto è stata ritrovata con le portiere chiuse, ma il finestrino di destra anteriore, quindi per intenderci quello del sedile del passeggero, è stato ritrovato semi frantumato. Delle tracce ematiche sono state trovate sulla portiera dell'auto dalla parte interna e dei frammenti di vetro erano sia all'esterno dell'auto, ovviamente, quindi dalla parte destra, sia all'interno. Anche questa volta diversi bossoli sono stati rinvenuti sulla scena del crimine, dei bossoli che sono sempre chiaramente del Winchester serie H, infatti vi ricordo che la pistola era una Beretta calibro 22. E un bossolo è stato ritrovato appunto sul sedile, sul tappetino del sedile di destra, quindi del sedile passeggero, e gli altri sono stati ritrovati all'esterno dell'auto, vicino alla ruota anteriore destra, a una distanza di 90 centimetri, un altro di 80 centimetri, 60 centimetri, 55 centimetri e 20 centimetri dalla ruota, appunto. Questo che cosa ci dice? Che appunto l'assassino è arrivato dalla parte destra dell'auto di soppiatto, dove appunto la vegetazione era più fitta e quindi poteva rimanere nascosto più a lungo, e tra l'altro adesso possiamo iniziare a chiamarlo finalmente Mostro di Firenze. Grazie Spezzi, era già tutto molto inquietante prima, adesso lo è ancora di più. Avvicinandosi dunque progressivamente dalla parte destra dell'auto, colpisce, frantumando parzialmente il finestrino, Stefano. Un proiettile riarriva alla parte sinistra del naso, conficcandosi poi nella mandibola. Altri due colpi gli arrivano nella parte destra dell'emitorace e uno nella parte sinistra, quindi in tutto 4 proiettili, che colpiscono chiaramente anche punti vitali come i polmoni e il cuore. Tra l'altro Stefano aveva anche una ferita al dito della mano destra, ferita dovuta probabilmente ai frammenti di vetro del finestrino. Tra l'altro quella ferita, essendo sanguinante, si capisce che l'aveva subita prima di morire. Anche questa volta Stefano ha subito delle ferite d'arma da taglio, lui per la precisione tra il lato e il retro del collo, una sulla parte destra del dorso e l'altra sulla parte sinistra, tutti comunque tagli poco profondi. Dunque qualcuno potrebbe porsi il dubbio lecito, perché oramai in questa vicenda è tutto lecito, salvo poi trovare delle conclusioni oggettive oppure logico-deduttive, insomma, decenti, potrebbe pensare che anche sul corpo degli uomini le ferite siano a sfondo sessuale, ammesso e non concesso che lo siano per il corpo delle donne. Ma in realtà questo non può essere assolutamente, perché in realtà le ferite sui corpi degli uomini sono veramente molto superficiali
quasi frettolose, date come fosse un po' un gesto di sfregio oppure per accertarsi della morte del maschio, ma non per altri intenti, insomma. C'è una grande differenza infatti tra le ferite di Stefania Pettini, la prima vittima donna del mostro, e per esempio le ferite ritrovate sul corpo di Stefano, non sono proprio comparabili. E inoltre c'è un totale disinteresse nei confronti dei genitali maschili, cosa che invece purtroppo c'è per quanto riguarda i genitali femminili. Dunque il corpo di Stefano viene spostato a una distanza di 10 metri dalla parte sinistra dell'auto, cosa mai successa finora. Comunque il corpo viene spostato post mortem. Il ragazzo è stato trovato gettato a terra, posizionato dalla parte destra del corpo, quindi non supino. Oltretutto è stato trovato con la camicia ancora indosso, leggermente alzata, le mutande, le calze e i pantaloni calzati solo dalla parte sinistra. Una scarpa era calzata mentre invece l'altra era sul tappetino lato guidatore dell'auto. Purtroppo anche Susanna aveva diverse ferite d'arma da fuoco, una sull'emitorace destro, una sul fianco destro sempre, una sul dorso, intendo sempre sulla parte destra, mentre invece un altro colpo le è arrivato al braccio sinistro e uno al pollice della mano destra, per un totale di 5. Dopo la sua morte quindi la ragazza viene prelevata dall'auto, portata a 10 metri dalla parte destra questa volta dell'auto, quindi i due corpi vengono completamente separati, è posizionata supina al suolo, al margine di un fossato. Tra l'altro le sue braccia erano sopra la testa, mentre invece le gambe erano divaricate. La gonna era tagliata come le mutande e lì il mostro procede all'escissione. Non prima però di averla infilzata sia sotto la scapola sinistra che sul seno sinistro, sollevando leggermente la camicetta. Detto questo però Susanna aveva anche delle scoriazioni, seppur poco significative, sia sul labbro che sullo zigomo destro, sul fianco destro e sul ginocchio. Poco significativo intendo perché è chiaro che la ragazza non sia stata trascinata, ma come Stefano sia stata portata a spalla o in braccio, insomma. Arriva dunque il momento dell'escissione, tra l'altro molto più grossolana si potrebbe dire di quella precedente, o forse voleva solo spingersi più in fondo, infatti espone l'intestino e arriva fino alla zona perianale, cosa che non era assolutamente successa nel caso precedente, in cui aveva praticamente solo portato via il pube. Quindi anche in questo caso ritroviamo le attenzioni principali date al corpo femminile, al contrario di quello maschile, ma questa volta in realtà la cosa particolare è lo spostamento del corpo di Stefano, cosa che sì, poteva essere giusta se pensiamo al fatto che doveva essere necessario per poi prelevare anche il corpo femminile, ma non spiega il perché portarlo a 10 metri dall'auto. È un comportamento di difficile interpretazione, ma potremmo pensare al fatto che aveva questo bisogno imprescindibile, psicologico intendo chiaramente e non oggettivo, di spostare il corpo del ragazzo anche per separare del tutto i due corpi. Anche questa volta non sono state trovate tracce di sperma né nella né sulla ragazza e nemmeno impronte digitali. Infatti, come avrete notato, il mostro tende a non toccare molto i corpi, anche quelli femminili. Infatti, usa il coltello per tagliare gli abiti e non li toglie a mano. Infatti, l'unico caso in cui il mostro ha tolto a mano le mutande è stato nel caso di Stefania Pettini, ma si può dire che fosse il primo caso, c'è stata un'evoluzione poi nel suo modus operandi. Oltretutto lei aveva soltanto indosso le mutande, magari non ha ritenuto necessario tagliarle. Da sottolineare sicuramente la freddezza e la razionalità con cui il mostro ha agito, infatti sia nei casi precedenti che in quelli successivi, questo farà sì che l'atto della mutilazione sia preciso. Infatti anche se in questo caso diciamo ha avuto la mano un pochino più pesante, comunque non ha toccato l'intestino e magari ha realmente voluto arrivare più in fondo, non è stato un errore, quello intendo. Il mio modestissimo punto di vista è che abbia voluto capire fin dove si poteva spingere, infatti nel caso successivo tornerà indietro, la massa asportata sarà molto minore, questo perché ha capito secondo me che ci voleva molto più tecnica, molto più tempo. Era molto più difficile da trasportare una massa così grossa.
e quindi ha semplicemente di nuovo cambiato idea. Anche in questo caso, dopo aver terminato le scissioni, rovescia la borsetta della ragazza. Non si sa bene se si sia portato via qualcosa oppure no, perché non sapendo che cosa ci fosse in precedenza nella borsetta è molto difficile dedurlo, ma in teoria non si è portato via niente, ovviamente a parte la parte mutilata. C'è un particolare in questa scena del crimine che ci può riportare a pensare che il mostro di Firenze sia un agente di polizia o un carabiniere o qualcuno appartenente alle forze dell'ordine, e cioè l'impronta di uno stivale militare. Probabilmente, forse qualcuno ha pensato si trattasse di un'impronta appunto dell'assassino, ma in realtà non è così. Questa impronta era di un agente che effettivamente ha calpestato la scena del crimine in maniera inappropriata, ma d'altra parte non è nemmeno la prima volta, perché molte volte in questo caso le scene sono state inquinate. Ne deduciamo dunque che questa impronta non valga poi niente e che non meriti neanche molta discussione in merito. E invece c'è un altro particolare di cui voglio assolutamente parlare, cioè la famosissima ciocca di capelli trovata in mano di Susanna. Beh, per non farvela lunga, vi dico semplicemente che questa ciocca di capelli non è mai esistita e che qualcuno l'ha messa in mezzo solo per dire: ecco, vedi adesso questa ciocca perché non è mai stata esaminata, vedi che non volevano trovare il colpevole perché altrimenti prima o dopo avrebbero fatto dei test, avrebbero trovato l'assassino, bla 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 bla. Ma perché dico che questa ciocca di capelli non è mai esistita? Cioè, o sono diventata pazza tutta in una volta, oppure ho delle ragioni, e le ragioni sono ben logiche, nel senso che la prima cosa che mi ha fatto salire, diciamo, un pochettino il dubbio è il fatto che nella perizia di De Fazio non ci sia assolutamente menzione a questi benedetti capelli. E per chi l'ha letta sa che è una perizia veramente molto dettagliata, il che mi fa pensare che appunto questa ciocca non ci sia. Ma oltre a questo, anche ragionando un pochino sulla dinamica dei fatti, possiamo capire che praticamente l'assassino è arrivato dalla parte, ovviamente come abbiamo già detto, destra dell'auto e ha sparato attraverso il finestrino semirotto. Quindi quando ha aperto la portiera per spostare i corpi era già sicuro che fossero tutti entrambi morti, perché lui è arrivato progressivamente sparando. Detto questo, è impossibile che da morta Susanna gli abbia strappato una ciocca di capelli. Impossibile. Oltretutto, oramai sappiamo quanta precisione ci sia nei delitti del mostro. Mi sembra assurdo pensare che si sia fatto sfuggire che Susanna fosse ancora viva. Non può essere. Dunque, ecco, svelato il mistero della ciocca di capelli scomparsa, spero di essere stata chiara. Posto dunque che il crimine è avvenuto intorno alla mezzanotte, infatti come vi dicevo i due ragazzi sono usciti di casa alle 22:30 circa, la mattina seguente la zia di Susanna riceve una telefonata, prima ancora che i cadaveri fossero ritrovati. E questa, diciamo, telefonata è stata gonfiata di smisura, specialmente se voi andate a consultare Wikipedia, che tra parentesi vi consiglio di evitare di fare se volete approfondire realmente questa vicenda, perché ci sono mille informazioni sbagliate. Infatti Wikipedia sostiene che sia stato proprio il mostro a telefonare alla zia di Susanna, e qui è uscito tutto il discorso su come il mostro poteva sapere il numero della zia di Susanna, perché sua madre in realtà era domiciliata dalla zia in quel momento, il numero era provvisorio, insomma una serie di cose. Beh, in realtà mi dispiace smontarvi tutto questo castello di sabbia, ma in realtà la zia di Susanna sì ha ricevuto una telefonata, ma non si sa assolutamente chi sia stato a chiamare, questo perché non è stata proferita parola. Quindi, per quanto ne sappiamo, poteva essere un call center, poteva essere il nonno, poteva essere il vicino di casa ad aver chiamato, è caduta la connessione immediatamente, quindi nessuno ha parlato. Mentre invece una cosa abbastanza certa è il fatto che anche Susanna, come Stefania, avesse l'idea che qualcuno, diciamo così, la seguisse. Abbiamo anche due segnalazioni per quanto riguarda questo caso. La prima riguarda una coppia che in macchina, andando verso Via Prati, sostiene di aver visto una
una macchina a sfrecciare nel verso opposto verso la mezzanotte e 30 del 23 di ottobre, esattamente quando doveva essere stata uccisa la coppia in questione. Tra l'altro l'auto che descrivono doveva essere un'Alfa GT rossa. Invece l'altra segnalazione riguarda un'altra coppia che avrebbe visto un guardone molto vicino alla loro auto. Tra l'altro questa persona, una volta che il ragazzo è sceso dall'auto, si sarebbe volatilizzata, diciamo così. Ora, da queste due segnalazioni è stato fatto un identikit famosissimo che state vedendo ora. Descrive un uomo tra i 45 e i 55 anni, con i capelli corti e scuri, gli occhi scuri. Quindi potremmo benissimo pensare, guarda, questa coppia ha visto questa persona, quest'altra coppia ha visto questa persona, tac, le due versioni coincidono, gli identikit sono uguali. Ma non deve essere andata per forza così. La prima coppia ha visto un uomo all'interno di un'auto che sfrecciava di notte nel lato opposto a loro. Per quanto tempo possono aver visto, aver illuminato il volto di questa persona tanto da poterlo vedere così bene, addirittura da dire il colore degli occhi? Secondo me questa cosa è veramente impossibile. E la seconda coppia, ricordiamoci sempre che ha visto quest'uomo comunque di notte. Com'è possibile che abbiano dato la stessa versione? Non penso che questa persona, questo guardone, fosse così vicino a loro da poter essere descritto così bene. Quindi a mio parere è successo questo, hanno fatto due identikit diversi e hanno fatto vedere all'una e all'altra coppia entrambi gli identikit, entrambe i disegni, diciamo così. E hanno chiesto, bene, voi avete visto questo, ma poteva anche essere questo? E all'altra hanno fatto la stessa domanda all'altra coppia, per cui, tac, le due coppie hanno visto esattamente la stessa persona. Vista l'ora, visto il posto, doveva essere per forza il mostro di Firenze. Ovviamente questo è quello che pensa la polizia. Detto questo, secondo me è l'ennesima cosa un po' gonfiata del caso. Oltretutto era già successo in precedenza che molte persone in fase di identikit, dovendo appunto ricordarsi più particolari possibile, fossero andati a descrivere persone completamente strane ai casi e alle vicende, per cui gli identikit lasciano il tempo che trovano. Un'altra cosa che non mi torna onestamente è il perché il mostro, una persona così scaltra, così furba, così sfuggente, avrebbe dovuto usare un'Alfa GT rossa, cioè una macchina così visibile per poter andare via dai luoghi dei delitti. Non potrebbe essere più logico invece che se ne andasse via dai luoghi dei delitti, non dico per forza a piedi, ma magari con una macchina non tanto riconoscibile quanto una macchina rossa. Ma anche qui questo è solo un mio pensiero dettato dal fatto che penso che il mostro fosse una persona tutt'altro che esibizionista. Detto questo, spero di aver descritto adeguatamente anche questo caso. Noi ci vediamo domani con il quarto delitto.